tutti sotto. Portiamo qui sotto. Questa è la natura che si ribella. Non vola via, facciamo palletta. Ciao. Non passa l'ombrello. Bella. Adesso sarà brutto, sarà molto brutto, molto bagnato. Non so se ce la facciamo. Sembra che ci sta. In base al rumore, vabbè, ho controllato se si intaccava troppo o meno, sembra abbastanza resistente. Adesso andrà messo nel forno un'oretta a 220 gradi. Che questo lavoro qua, il lavoro che sto facendo con questa, agli inizi la facevo con questa, a mano. Piegavo una cosa come 10 ore per fare destra e sinistra. Adesso ci piego mezz'ora per fare questa cosa. È stato 4 anni fa ormai con un amico che volevamo fare su una spada, che poi abbiamo fallito perché la spada era esagerata. Pure di provare, sperimentare, sono andato anche a vedere magari mostre di coltelli, guardando video su YouTube anche. Soprattutto ho imparato da autodidatta, quindi ne è uscito questo. Poi ovviamente si continua sempre ad imparare ogni giorno che passa. Paduk, questo che non conosco, spaziatori. Niente, praticamente c'è un verso nella canzone dopo il primo ritornello che dice "Don't talk if your knife isn't dirty". Quindi abbiamo pensato che facciamo un coltello. E questo è un elemento della canzone, no? Perché vediamo se hai davvero sporcato il coltello, se l'hai davvero ammazzato l'orso oppure sta per ucciderti lui.